bella a tutti ragazzi, sciocari! Benvenuti e bentornati ragazzi, benvenuti ragazzi a questo nuovissimo video. Oggi ragazzi, video un po' particolare perché, come avete letto dal titolo, oggi ragazzi siamo a Nemi, alla sagra delle fragole e dei fiori, che Nemi è la città delle fragole e dei fiori. Ragazzi, se conoscete Nemi fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Ok ragazzi, quindi ovviamente commentate qua sotto il video e fatemi sapere se siete mai stati alla sagra delle fragole qui a Nemi. Se non ci siete mai stati, questo è il video adatto. Ora ve lo faccio vedere, una breve visita guidata, se può dire così, no, non lo so. Ovviamente dopo, che come al solito già lo sapete ragazzi, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fa tutte cose che dovete fare sempre. Dai, che mo vi faccio vedere un po' di cose, che bello, ci sta bella tanta roba. Allora ragazzi, iniziamo da qua, dall'inizio della sagra dei Nemi, per la precisione è la 91esima sagra di Nemi. Come potete vedere qua, già hanno allestito con i fiori, perché come ho detto la sagra di Nemi è anche la sagra dei fiori e delle fragole, anzi fragoline, per la precisione delle fragoline. Infatti mo ve faccio vedere alcuni, questo è uno dei primi posti dove vendono le fragoline. Vedete, sono proprio fragoline piccolissime, sono, che è molto usate anche per la pasticceria, devo dire, molto 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 belle, diciamo. Poi ci stanno anche le fragole normali, locali, e questa è tanta roba raga, tanta roba. Ma non ci fermiamo qua all'inizio, perché raga la sagra è veramente tantissima, la 91esima sagra, quindi raga tanta roba, chissà che cosa faranno per la centesima sagra, chissà cosa faranno per i 100 anni, non lo so, lo scopriremo se ci arriviamo, insomma. Ok, qua invece continuiamo, entriamo proprio nel vivo della sagra, dove qua ci stanno pure il gruppo folcloristico. Qua c'è sta il gruppo folcloristico che suonano, che raga guardate, fino a poco fa stavano a suonare, mi sono avvicinato io, se sono un pauriti a suonare. Questi loro sono proprio il gruppo folcloristico che suona con degli strumenti che non ho mai visto, la mia ignoranza è tanta, ma anche gli strumenti che non conosco sono tanti. Però guardate raga, gente di tutte le età. Ok, quindi continuiamo. Raga, guardate, c'è un casino esagerato. Questi sono in abiti tradizionali locali neminesi, non lo so. Andiamo avanti, perché qua ci stanno anche tante altre bancarelle, ma ve faccio vedere, perché ci stanno anche le bancarelle in giro. Qua ci stanno anche le bancarelle dove potete venire. Ovviamente voi state vedendo questo video oggi lunedì, però sto video è stato fatto ieri domenica, che è il giorno principale di tutta la sagra. Quindi invece qua ci stanno anche parecchie bancarelle di artigianato, ci stanno tra cui un botto di roba. Poi faccio vedere, faccio un giro se riesco a passare tra tutta questa gente. C'è un botto di gente, ovviamente tutto artigianato raga, tutto artigianato. Oggi diciamo che il cielo è stato un po' cattivo, perché la mattina ha piovuto un botto, però per fortuna ci ha dato tregua per poter fare questo video, se no dovevo fare video con l'ombrello e la pioggia, che diciamo non era il massimo. Cioè, questi sono solo alcuni degli stand di artigianato che stanno qua, ovviamente tutta roba fatta a mano, roba homemade dai vari artigiani locali e non, diciamo. Però mo faccio vedere anche tutto il resto che sta in giro qua. Ci stanno anche, come ho detto, qua tutta roba artigianato, raga guardate, questa se l'avete riconosciuta, lei è Miki, che l'ho lasciata da sola a fare le cose al banco. Ma andiamo avanti, faccio vedere tutte le altre cose di questa sagra.
qua vendono le caramelle, poi ci sta anche, come ho detto, le fragole. Questa è proprio la parte principale dove vendono le fragole. Ci sono le fragoline, come ho detto, avete visto anche poco fa, guardate raga quante fragoline ci stanno. Queste raga sono proprio piccole, sono ste fragoline, guardate il dito mio, e questa sono proprio micro le fragoline. E quindi qui è Nimi, la 91esima sagra. Devo dire che ci sta un botto di gente, posso dirlo raga, che vi faccio vedere la visuale dall'alto. Faccio vedere la visuale dall'alto, raga, è un po' tanta roba. Poi ci sono bar che vendono, fanno tutto con le fragole, con le crostatine, tutte con le fragoline, raga, perché come ho detto, le fragoline, queste fragoline sono ideali per i dolci, diciamo, hanno un gusto proprio intenso di fragola. Andiamo avanti e faccio vedere tutta questa roba che fanno qui a Nemi. Guardate il, fanno pure il fragoline crema di fragola, guardate quanta roba raga. Questa è la sbriciolata di fragola, raga, tanta roba, diciamo. Quando venite qui a Nemi, in questo caso se venite l'anno prossimo, sapete che ci stanno proprio fragole e esagerate. Ma lui poi invece ci sta lui che fa i palloncini. Mo faccio vedere, credo che abbiano allestito anche la parte dell'infiorata, dove stanno i fiori a prendere. E qui ci sono anche altri delle fragole, vengono le fragole. Guardate quant'altra roba, però oltre le fragole ci stanno anche i funghi porcini secchi in questo caso, e anche pasta artigianale tutta fatta a mano, raga, e devo dire è tanta roba. Ma faccio vedere anche la mostra dei fiori. Andiamo a vedere questa mostra dei fiori. Allora, in questo caso 91esima sagra Radio Rai, bello, fatta tutti con i fiori, bello, molto molto particolare. Faccio vedere questa sagra, tutta sta passeggiata con i fiori, raga. Guardate, e hanno allestito tutta sta roba così, guardate, credo sto andando contromano, non lo so. Andiamo avanti, dovrebbe esserci, andando sopra, tutta la parte dei fiori, allestita con i fiori, perché come ho detto, la 91esima sagra di Nemi, anche fragole e fiori insieme, diciamo. Andiamo avanti, dovrebbe essere, oggi ha piovuto, quindi un po' tutto bagnato, però i fiori ringraziano in questo caso. No, c'è sta a televisione alla Rai, perché televisione e Rai è giusto così. Oh, qua hanno allestito pure la parte, raga, guardate, molto bella questa parte qua, molto bella, devo dire. Andiamo avanti. Qua, quando vi siete stancati di camminare, vi sedete e vi mangiate a fragola. E qua c'è stanno, ecco, c'è stanno pure i zampognari, si chiamano, non so se in questo caso si chiamano zampognari, credo che sì. Credo che sì. Thank you.
e qui poi scendiamo dove hanno allestito anche un palco, un palco dove faranno credo degli spettacoli tra poco, perché stasera ci staranno, mi hanno detto, anche i fuochi d'artificio che vi farò vedere a fine video, ovviamente fine video, fine serata vi faccio vedere più tardi i fuochi d'artificio. Ma andiamo avanti, che raga, guardate quanta gente che ci sta in giro, guardate quanta gente viene. Poi io ho visto, ragazzi, c'è proprio gente che viene da altre, da altri paesi, cioè proprio pullman organizzati che vengono qui al, al a Nemia per questa 91esima sagra, in questo caso. E cioè, devo dire che non ci sono mai stato qua, devo dire, è molto molto suggestiva come, molto suggestiva come cosa, diciamo. Qua invece ci sta una chiesa, mostra, mostra dei fiori, sempre qua. Ma vedi là ci stanno gli altri, altri, un gruppo folcloristico, il gruppo folcloristico di, raga, guardate, credo che tra poco dovrebbero iniziare a fare la, una parata, no? Farvi capire, guardate, guardate quanta gente che ci sta in giro. Allora, qua c'è stato pure il panorama dove si affaccia direttamente sopra al lago di Niemi. Questa è la parte finale, diciamo, della, della, della sagra. Poi ci stanno anche altri banchi che ora vi faccio vedere, ma ora vi faccio vedere prima il panorama mozzafiato che ci sta qua, ragazzi, guardate, guardate quanto, guardate il panorama che c'è, poi si passa da, da qua fino andando intorno al panorama dove si affaccia sopra al lago di Niemi. Ragazzi, se siete mai venuti qui al lago di Niemi, fatelo sapere qua sotto nei commenti. Raga, guardate che panorama mozzafiato, raga, guardate che panorama molto 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 suggestivo, come molto suggestivo come panorama, eh? Andiamo, continuiamo a farvi vedere, come ho detto, qua ci stanno altri banchi sempre di artigianato. E qua finisce, inizia da qua, perché da qua ci stanno altri parcheggi che scendono da giù, salgono, e quindi ci sono due entrate, una da qua e quella principale da dove è iniziato questo video. Quindi da qua si sale, ti fai la, la, la visuale, la passeggiata, le foto panoramiche, poi di qua entri dentro al paese di Niemi. Non so se riesco a scambiare due chiacchiere con qualcuno, con qualcuno dei, di questi gruppi folcloristici, non lo so, ci proverò, mi manderanno a fanculo molto probabile, ma tanto, tanto, uno in più, uno in meno, non fa niente, proviamo a chiedergli qualcosa. Lega, lega. Gli abitanti di Niemi come si chiamano?
Nemo Renzi. Io avevo detto Neminia, Nemo Renzi. È solo una cosa che stai sbagliando. Noi siamo amatriciani, quindi queste domande non ce le puoi fare. Poi amatriciani, fa una pasta. E ci chiedi come si fa la pasta, quella te lo posso dire. La pasta per la matriciana, bucatini o rigatoni? Qual è? Spaghetti. 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 Se non ci va la cipolla. Non ci va la cipolla. Né aglio né cipolla. Guanciale. Peperoncino? Sì. Peperoncino. Pecorino o parmigiano? Pecorino. E quindi voi da Amatrice? Veniamo tutti gli anni da dopo il terremoto. Da dopo. Bravo, sono meravigliosi. Ma tu suoni? Tu suoni. Fa una cosa. Passarella amatriciana. Partite con e quindi mo vi faccio vedere tutta sfilata. Mo balliamo. Mo vi faccio vedere, ragazzi. Vi avete visto il chat? Ho fatto l'intervista con alcuni dei gruppi di questo gruppo folcloristico che, come avete sentito, loro vengono da Amatrice. Quindi vedete, da Amatrice vengono tutti gli anni qui a fare questa sagra e a suonare e ballare, in questo caso. Quindi non so se ora balleranno sul palco, non lo so. Sto soltanto che qui c'è un botto di gente. Tiè, guardate, raga, quanta gente che c'è sta. Tiè, questa è proprio una delle entrate principali da dove si fa, dove si visita Mimi, questa 91esima sagra. Guardate quanta gente che c'è sta. Come ho detto, ci stanno anche parecchi turisti, e devo dire che ho visto anche parecchi turisti, come ho detto, stranieri più che altro, americani, tedeschi, spagnoli, giapponesi. Ne ho visti proprio un botto, devo dire, non pensavo, non sono mai venuto qui, e devo dire che è molto 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 bella, molto suggestiva come sagra, Quindi, ragazzi, come ho detto, qui ci sta tutta la parte invece dove vendono le fragole, i bar dove fanno varie cose con queste fragole, tra cui anche il panino con la porchetta di Ariccia, perché Ariccia sta anche da queste parti, credo che Ariccia sia da queste parti, e quindi ovviamente c'è anche il panino con la porchetta. Ragazzi, scrivete nei commenti cosa vi piace di più, tra panino con la porchetta o amatriciana. In questo caso, quelli di Amatrice, ragazzi, se ci mettete a cipolla una amatriciana, siete dei blasfemi insieme a cipolla una amatriciana. Quindi, come va detto pure quelli di Amatrice, ve l'hanno detto. Quindi mo vediamo, ragazzi, guardate quanta fila che ci sta. Per tornare indietro da dove ho iniziato questo video, ci metterò un botto di tempo, ma va bene lo stesso. Come ho detto, qua vedi, fanno anche tante specialità con le fragoline, tra cui in questo caso qua, cos'è che ci sta? Fammi vedere qua, c'è sta a sbriciolata con le fragoline. Credo che quello in fondo sia anche il tiramisù, credo che sia un tiramisù con le fragole, può essere? Cannoli con le fragole, raga, un botto. Insomma, qua che le fragoline ce fanno veramente di tutto, ce fanno. Quindi andiamo avanti a vedere questa sagra di Mimi, delle fragole e dei fiori. Ovviamente, come ho detto, qua c'è sempre un botto di gente, c'è sta veramente tanta gente, raga, tanta gente. Dovete fare, in questo caso, come ho detto, il panino anche con la
la forchetta, chi è? Vedi, spagnolo qua la porchetta, raga. La porchetta, se non è fatta così, non è porchetta, è una presa per culo. Però questa, raga, è la vera porchetta. Insomma, se venite qui a Nemi, ricordatevi a Niambe, è il panino con la porchetta, e dopo come dolce vi mangiate e fragoline o qualche specialità delle fragoline. Qua stanno a fare proprio l'aperitivo con fragoline, porchetta, raga, fatta proprio apposta. Insomma, raga, qua se che fragole ci fanno veramente di tutto, ci fanno pure i gioielli, che fragole ti è, raga, che fragole ti fanno pure i gioielli, veramente tanta roba. E lui invece è il cagnolone, quanto sei bello. Quindi liquori con le fragole, yeah. Liquori con le fragole, devo dire, vediamo che liquori ci sta. Sta il fragolino, qui sono i fragolini, fragolino di Nemi, con le vere fragoline all'interno, raga. Insomma, poco qua andate veramente sul sicuro, sia con la qualità della roba che di altro, diciamo. Invece di fragola che ci fanno? Ci fanno la crema. Al tema di fragola, devo dire, tanta roba, che il, come dice, sta il miele, pure no, questa è la confettura, credo sia confettura di fragole, raga. Qua veramente che fragole, come ho detto, c'è veramente l'imbarazzo della scelta con delle fragole. Va bene, ragazzi, quindi da qua stiamo arrivando all'inizio della sagra, e Nemi, devo dire che questa sagra, come ho detto, ma molto incuriosito, devo dire, molto molto bella, molto bella, raga. E va bene, raga. E quindi, ragazzi, avete visto questa sagra di Nemi, la 91esima sagra di Nemi delle fragole e dei fiori. Come avete visto, con le fragole ci fanno veramente di tutto, ci fanno. Va bene, quindi noi, ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Come ho detto, se siete già venuti qui alla sagra di Nemi, fatemelo sapere qua sotto nei commenti. Noi invece, ragazzi, ci vediamo a un prossimo video, che ancora non so cosa, credo ci sia qualche altro evento cosplay, ma ancora non lo so. Vabbè, ciò che uscirà, uscirà. Va bene, noi ci vediamo a un prossimo video. Mi raccomando, raga, iscrivetevi al canale. Ciao cari!